A Cosenza continua a tenere banco la querel metropolitana sì, metropolitana no, sollecitato dalla stampa. Nel dibattito è intervenuto Mario Chiuto, già sindaco di Cosenza, assolutamente favorevole a potenziare ed agevolare il più possibile il sistema di trasporto pubblico, ma con una diversa visione e una soluzione alternativa. Questa intanto non è una metropolitana, perché la metropolitana è un collegamento veloce e questo a noi servirebbe, perché ci serve collegare la città corrente con l'università in pochi minuti, 3-4 minuti. In realtà questo è un semplice tram di superficie che, voglio dire, deve fermarsi sugli attraversamenti veicolari, anche sugli attraversamenti pedonali, e che impiega lo stesso tempo di un pullman uguale a quello che noi avevamo previsto su corsie preferenziali su gomma, la cosiddetta circolare veloce Cosenza Rende Unical, che non è stato accettato poi dalla Regione Calabria. Noi avremmo bisogno di un'infrastruttura di trasporto pubblico urbano su grande scala, che potrebbe utilizzare la strada ferrata già esistente, che fra l'altro è a 50 metri da questa prevista sul viale, e che collegherebbe tutti i paesi poi a sud della città, da quelli del Savuto a quelli della Presila, anche riqualificando le stazioni esistenti, da quella di Casale, le stazioni lungo il fiume Crati, con la parte a nord di Rende, Mondalto e poi dell'Unical con una bretella. Questa è l'infrastruttura, diciamo, che serve, che può essere poi in qualche modo integrata con un sistema di scambiatori, con un'infrastruttura più leggera, su gomme, con vettori ecologici che sono molto più flessibili. Diciamo, non ci vuole una somma così enorme per realizzarlo, ma soprattutto non ci vuole una somma enorme poi per gestirla. Oggi invece ci viene proposta un'infrastruttura che ha un sistema degli anni 70 che è improponibile, perché negli anni 70 si utilizzava per questa tipologia di sistemi il ferro, perché non era inquinante all'interno delle città, mentre i vettori su gomma erano molto inquinanti perché erano a benzina. Oggi ci sono vettori ecologici con minori costi, con meno invasività rispetto al ferro, perché il ferro diventa un sistema molto invasivo all'interno della città. Quindi io ritengo che questa sia una scelta sbagliata e che può essere migliorata. Quindi non è che sono contro un sistema di trasporto pubblico locale, però questo sistema deve essere studiato bene da un punto di vista tecnico, deve essere sostenibile soprattutto da un punto di vista ambientale e paesaggistico, poi anche da un punto di vista urbanistico e in ultimo anche da un punto di vista economico. Io non sono contro la metropolitana, sono contro questa metropolitana così come è concepita. Quindi spero di essere stato chiaro.